Buonasera a tutte e tutti, dovremmo esserci. Oggi nuova diretta, siamo col professor Mario Aurelio Di Gregorio, che insegna storia del pensiero scientifico e filosofico all'Università degli Studi dell'Aquila, ma è anche visiting professor e ci tiene particolarmente all'Università di Cape Town. Oggi parleremo di John Stuart Mill. O meglio, ne parlerà il professore, quindi è una diretta di stampo filosofico, e parleremo dell'approccio che John Stuart Mill aveva sul tema di libertà e potere. Naturalmente avrete come al solito la possibilità di intervenire nei commenti con domande, suggestioni o qualsiasi cosa vi passi per la testa. Io adesso lascio spazio al professore e mi oscurerò. E ci vediamo alla fine della diretta per la lettura delle domande e il professore avrà piacere sicuramente di rispondere. Posso parlare adesso? Benissimo. Allora, carissimi e carissime, non so quanti siete, sarete 5.000 naturalmente. Mi fa piacere di parlare con voi perché io vivo attorno in parte a Veglia Grande e sono sempre molto contento di contribuire in qualche modo alla vita del paese. Io vi parlerò di questo filosofo che si chiamava John Stuart Mill, nato nel 1806. È morto nel 1873, quindi un vittoriano proprio in piena epoca vittoriana. Isaiah Berlin, un altro filosofo, un inglese di origine est europea, ha detto, secondo me, una cosa estremamente intelligente. Di Mill, noi, è l'unico filosofo del passato, lui non è un grande filosofo come può essere Hume, per esempio, però è l'unico filosofo del passato di cui noi ci chiediamo sempre, ma se lui vivesse oggi, che posizione prenderebbe? Io sono molto soddisfatto perché un certo numero di studenti hanno fatto la tesina sul mio esame su di lui e hanno proprio insistito su questo aspetto. Cioè lui ci dice qualcosa anche per noi. Non è solamente una questione di filosofia nel mondo delle idee. Perché se ben guardiamo la filosofia dovrebbe servire per migliorare la vita, non per farci sentire particolarmente intelligenti o qualcosa del genere. Allora, nella vita di Mill ci sono due eventi fondamentali, a parte la nascita naturalmente, ma in particolare nel 1851 lui sposò Harriet Taylor, una donna che ebbe moltissima influenza su di lui e che lo portò a considerare una serie di problematiche che lui non aveva considerato quando era giovane. Loro si erano conosciuti a una festa e poi, dopo molti anni, perché lei era sposata, aveva figli, eccetera, finalmente si sposarono e appunto ebbero un'attività unita, cioè erano una vera e propria partnership che purtroppo non durò molto a lungo perché lei morì nel 1859. Allora, che cosa fa questo Mill? Mill in partenza è stato educato in maniera fra l'altro molto approfondita, non a scuola. Lui non è andato a scuola e poi non è andato all'università, ma fu educato da suo padre, James Mill, che era uno storico e filosofo scozzese emigrato a Londra e che era diventato praticamente il segretario, l'assistente di Jeremy Bentham, cioè il teorico dell'utilitarismo. L'utilitarismo è una filosofia molto più complessa di quanto non vi dica adesso, ma che comunque ritiene che la vita del vivente, non solo degli umani, ma di tutti i viventi, è dominata da due possibilità: il piacere e il dolore, la felicità, l'infelicità. Tutto ciò che porta alla felicità è buono, tutto ciò che porta all'infelicità è cattivo. Quindi dobbiamo evitare al massimo l'infelicità e cercare di ottenere la felicità. Come?
attraverso le azioni, azioni che portano un bene in primo luogo a noi stessi, ma anche a tutti gli altri individui, che siano umani o non umani. Bentham è praticamente il fondatore della filosofia animalista moderna. Cioè lui diceva, non chiedetevi se sanno parlare o se sanno pensare, chiedetevi se sanno soffrire. Quindi la sofferenza è sempre da evitare. Questo è un punto fondamentale che Mill riprende e poi elabora in maniera molto più complessa. Adesso non c'è tempo per parlarne. Mill si basa fondamentalmente su tre concetti che lui introduce nel suo modo di pensare e che utilizza in tutti gli aspetti di questo modo di pensare, quindi nella filosofia teoretica, nella filosofia della scienza, nell'etica, nella politica, che poi diventerà la parte più importante in effetti del suo modo di pensare. Questi tre concetti sono diversità, inclusione, cooperazione. La diversità è un valore per lui e deve essere coltivata al massimo. Tutto ciò che è diverso può fornirci degli elementi per raggiungere la verità che noi non avremmo potuto pensare da soli, perché lui ritiene che la nostra conoscenza derivi dall'esperienza. L'esperienza è limitata perché gli esseri umani sono limitati e quindi è necessario che la nostra esperienza venga in qualche modo aumentata, migliorata dal nostro rapporto con altri, da cui appunto potremo imparare sulla loro diversità, perché ognuno è diverso e poi ognuno pensa e agisce in un modo diverso. E questo è di per sé una buona cosa. La diversità è sempre un valore, secondo lui. Ma la diversità, naturalmente, non deve rimanere qualcosa che sta lì per divertimento solamente. La diversità deve essere inclusa nel nostro modo di pensare e nel modo di pensare altrui, a cui noi a nostra volta abbiamo contribuito. E il termine inclusione non esisteva nell'Ottocento, quindi lui non lo usa, però usa il concetto. Quindi, ma allora, una volta che abbiamo le diversità che sono incluse, cosa fanno queste diversità? Queste diversità, secondo lui, cooperano. Il terzo concetto è la cooperazione di tutte le diversità incluse nel nostro sistema di pensiero e specialmente di azione. Cioè lui non solo è un filosofo, ma è un vero e proprio uomo d'azione. Fra l'altro andò in Parlamento perché lui si occupava direttamente di politica. All'inizio era un po' perplesso perché avrebbe poi dovuto parlare in pubblico, lui era timido fra l'altro, ma si presentò come indipendente radicale nel Partito Liberale e fu eletto al Parlamento di Westminster fra il 1865 e il 1868 come backbencher del Partito Liberale. Dunque, quando lui fu eletto, il Partito Liberale era al governo, guidato dal grande William Gladstone. Il Parlamento inglese è fatto in questo modo. C'è lo Speaker, che in effetti è il Presidente dell'Assemblea del Parlamento. Da una parte c'è il governo, dall'altra l'opposizione. Il governo ha nelle prime file i ministri. Dietro ci sono quelli che vengono appunto chiamati backbenchers, cioè sulle sedie dietro, sulla panchina dietro. E questi spesso contribuiscono in maniera molto critica. Lui riteneva che Gladstone a volte non fosse abbastanza liberale. E adesso cercherò anche di spiegare cosa si intende per liberale. Nel campo della diversità, Mill era molto interessato al rapporto fra uomini e donne. Questo con tutta probabilità per influenza di sua moglie, perché da ragazzo non aveva imparato niente al riguardo. Invece da adulto incontra questa Harriet Taylor, da cui impara moltissimo del rapporto fra uomini e donne, che lui ritiene che debbano cooperare, collaborare. Non solo, ma lui è il primo al Parlamento a presentare
una petition, una richiesta di legge per il voto alle donne. Questa è un'enorme novità, siamo a metà dell'Ottocento, il femminismo è già stato inventato in Inghilterra, in particolare da Mary Wollstonecraft, ma Mill si fa portavoce di chi non ha voce, perché in Parlamento non hanno voce le donne, non ci sono. Allora lui sostituisce nella sua petition alla parola, scusate, alla parola man, la parola petition, scusate, la parola person. Tenete presente che l'inglese è una lingua, non so quanto lo conoscete, spero bene perché è fondamentale, è una lingua sessista di per sé. Per esempio, il postino, in italiano si può dire il postino, la postina. In Inghilterra, postman. Allora, se sostituisci al termine man, il termine person diventa neutrale e sono comprese anche le donne. Quindi c'è inclusione delle donne. Tenete presente che Mill e sua moglie si occuparono direttamente di violenza domestica, intervenendo in certi casi. In un certo caso, fra l'altro, riuscirono a far condannare un panettiere che aveva picchiato a morte sua moglie perché non voleva lavorare, come diceva lui. Il coroner lo aveva rilasciato, loro intervennero e alla fine questo personaggio fu spedito in Australia, dove venivano mandati spesso i criminali. Allora, lui sta per svolgere un lavoro molto ampio. Fra sé la conquista della felicità è non solo lo scopo della vita, ma il mezzo che può far arrivare a quello che in inglese, scusate, ma non c'entra il virus, non temete, questa è una cosa congenita che ho da molto tempo. Quello che lui vuole fare è allargare, quindi a raggiungere la felicità, che non è tanto un fine, ma proprio il mezzo per arrivare a quello che in inglese si chiama the good life, una buona vita. La vita è breve, potrebbe essere messa male, ma per lui e per questo è della scuola utilitarista, la vita deve essere una buona vita. Per fare una buona vita bisogna operare secondo i suoi principi, i tre principi di cui vi ho detto, e in particolare far collaborare le diversità incluse nel nostro sistema. Allora, la povertà è uno di questi mali. Lui si occupa molto di economia. Lui è, insieme a Marx, il più importante pensatore economico dell'Ottocento. Lui non conosceva Marx. Marx conosceva lui e dirà, fra l'altro, con un umorismo tipicamente tedesco, Mill è come una collina su una pianura, sembra una montagna. Lui era molto geloso del fatto che gli operai inglesi si riferissero a Mill piuttosto che a lui, ma questa è un'altra storia che magari racconterò un'altra volta. Allora, nel suo discorso sull'economia, Mill tende a ritenere in pratica che, insomma, lui considera due possibilità. C'è quello che viene chiamato capitalismo, cioè l'economia di mercato basata, fra l'altro, sull'SFR, come pensavano allora, e c'è il socialismo. Il problema è che il capitalismo, l'economia di mercato, è l'unico sistema conosciuto e potrebbe non essere eterno, ma che produce la ricchezza. Il problema però è che produce la ricchezza che resta nelle mani di quelli che l'hanno prodotta. Quindi non c'è distribuzione della ricchezza. Questo è contrario alla vera e propria ideologia dell'economia di mercato come indicata da Adam Smith e poi rielaborato da Ricardo. Ricardo era uno degli amici di famiglia, fra l'altro, dei Mill. Cioè che il lavoro è il fine del capitale. Cioè il capitale esiste per fornire lavoro. Il lavoro fa sì
che tutti coloro che lavorano hanno un livello di vita decente e quindi possono in un certo senso costruirsi, adesso arriviamo al concetto fondamentale di Mill, costruirsi come loro vogliono costruirsi, ma se muoiono di fame non lo possono fare. Il socialismo cerca di risolvere questo problema. A Mill il socialismo piace, però ritiene che non funzioni perché non è capace di produrre la ricchezza e per di più tende ad appiattire la società, cioè tutti hanno lo stesso, ma non in arrivo, in partenza come dovrebbe essere, ma in arrivo. Allora, però il socialismo distribuisce. Winston Churchill, con umorismo inglese, dirà, nel secolo dopo, il capitalismo fallisce perché produce la ricchezza ma non la sa distribuire. Il socialismo invece è un grande successo perché è bravissimo a distribuire la povertà. Quindi bisognerebbe trovare un sistema che combina i due. Mill ritiene di averlo trovato. Mill dice: noi produciamo la ricchezza attraverso l'economia di mercato, il laissez-faire, il capitalismo, chiamatela come volete. In effetti l'economia di mercato e il capitalismo non sono esattamente la stessa cosa, ma non entriamo nei dettagli. Il socialismo, ma una volta prodotta la ricchezza, questa viene distribuita come vogliamo noi, perché per produrre la ricchezza dobbiamo per forza seguire le leggi che allora consideravano naturali dell'economia di mercato, ma per distribuire possiamo decidere noi e quindi possiamo utilizzare principi di socialismo, non però socialismo statale, ma socialismo cooperativo. Cioè la sua idea è: gli esseri umani si uniscono fra di loro in cooperative, in cui il potere viene circolato fra tutti gli elementi della cooperativa, in maniera che non ci sia un potere centrale e non ci sia nemmeno il potere del capitalista, ma tutti i lavoratori condividono il lavoro, cooperando fra di loro e quindi raggiungendo un livello che possiamo appunto chiamare di benessere e di good life. Quindi c'è già questo il discorso del rapporto fra individui che cooperano, però non è un individualismo in stile americano, cioè ognuno si fa gli affari suoi, è un individualismo sociale, cioè gli individui lavorano insieme per il loro bene, ma per ottenere il loro bene dovranno ottenere il bene di quelli che lavorano con loro. Il problema naturalmente sarà quello di opporsi al massimo al potere centrale, statale e specialmente a un potere molto più pervasivo e molto più pericoloso del potere dello Stato, cioè il potere della società. Che cosa fa la società? La società in pratica entra in contrasto con quello che l'individuo vuole essere. L'individuo ha tutto il diritto, Mill dice, di costruire se stesso come vuole lui. Questa è l'idea di Bildung romantica che gli viene dalla Germania, sostanzialmente. Lui viene spesso indicato come un positivista. Di positivista solo il fatto che lui ritiene che la scienza sia la strada migliore verso la conoscenza, anche se nemmeno la scienza è sicura. Anche la scienza è incerta, perché tutta la conoscenza umana è incerta, però è meno incerta dell'intuizione, per esempio. Lui non ama questo tipo di... Ma la società interviene e che cosa succede? L'individuo, appunto, vuole costruire se stesso come vuole lui. L'individuo, dice Mill, ha il diritto, e proprio perché nella sua natura, se vogliamo, di costruire se stesso ed è responsabile della sua condizione nel mondo. L'individuo è responsabile in primo luogo della sua salute, sia fisica che mentale. Di se stesso l'individuo può fare tutto quello che vuole, tranne danneggiare gli altri. E questo è quello che viene chiamato nella filosofia utilitaristica the harm principle, il principio
del male, del dolore, cioè non si può, del danneggiamento. Non si può danneggiare il prossimo, ma se non si danneggia il prossimo si può fare assolutamente quello che si vuole. Il contrasto non è tanto con lo Stato. Con lo Stato si possono fare le leggi, quello che si vuole, lo si può tenere, ma è con la società. La società pretende che l'individuo si adegui alla opinione generale. Lui dirà che c'è una dittatura della maggioranza che impone a chi non la pensa come la maggioranza di agire in un certo modo che non è quello che lui o lei, questo lui o lei è molto importante da dire, perché lui considera uomini e donne assolutamente alla pari. Anche questa è una novità molto importante, perché dovete pensare che a metà dell'Ottocento, quello che lui sta dicendo, ma che è chiaramente riconducibile a quello che noi pensiamo oggigiorno. Ecco la famosa frase di Isaiah Berlin. Allora, la società, praticamente il problema della società è il conformismo. La società pretende che l'individuo si conformi all'opinione generale. Spesso l'opinione generale è guidata da chi sta dietro e che ha il potere e che fa credere all'opinione generale di essere un'opinione, mentre invece è guidata, condotta verso certe conclusioni. Ma l'individuo deve opporsi a questa opinione generale, e Mill dirà una cosa che a me piace tantissimo: l'eccentricità è una grande virtù per combattere il conformismo. L'eccentricità, io ho vissuto in Inghilterra a 16 anni e poi continuo ad andarci, quest'anno non ci sono potuto andare per i motivi che conosciamo benissimo, ma altrimenti ci ritorno, vado anche a studiare, fra l'altro, perché sembrerà strano, ma anche i professori studiano, se non studiano poi non sanno che cosa insegnare agli studenti e magari gli studenti li prendono a pomodori in faccia, cosa che a volte si dovrebbe, potrebbe anche fare. Allora, l'eccentricità è assolutamente fondamentale in Inghilterra, è un principio, un concetto molto inglese, ripeto, io ci ho vissuto. Essere eccentrici vuol dire vivere come si vuole, naturalmente senza danneggiare il prossimo. Allora, la libertà consiste essenzialmente in diversi aspetti. C'è la libertà di opinione. Ognuno può pensare quello che gli pare, qualsiasi cosa pensare, ma c'è poi la libertà di espressione. La libertà di espressione non è esattamente lo stesso della libertà di opinione, ma è uno pensa e poi esprime quello che pensa. Nella libertà di espressione non ci può essere libertà assoluta, perché, per esempio, Hitler aveva la libertà di opinione di ammazzare tutti gli ebrei e gli zingari. Però poi non si è limitato all'opinione nella sua testa, è diventata una questione di propaganda, cioè lui ha espresso questa opinione, queste opinioni dannose per il prossimo non possono avere una completa libertà. Naturalmente a priori è molto difficile sapere, però si vede poi a posteriori che cosa fanno queste idee. Quindi lui dice: abbiamo tutto il diritto di protestare se il panettiere mette il pane troppo caro, possiamo andare fuori dalla sua panetteria a protestare e dire abbassa il prezzo, ma non possiamo distruggere la panetteria. Fra l'altro sarebbe un danno per noi, perché poi non possiamo più mangiare il pane. Allora, e poi c'è una libertà estremamente, estremamente importante, la libertà di gusti. La libertà di gusti vuol dire poter decidere quello che ci piace o meno. Il governo vuole che io mi vesta di giallo? Niente affatto. Io mi vesto di blu. Infatti mi vesto sempre di blu, fra l'altro, ma nessuno mi ha mai vietato di vestirmi di blu ancora. Non si sa mai. La libertà di gusti, però, è molto più seria di quella di vestirsi in un modo o nell'altro. La libertà di gusti consiste nel vivere secondo il proprio gusto. Questo è molto importante in un aspetto che avrà molta discussione sia nell'Ottocento e poi
che si riferisce anche ai nostri giorni, cioè la libertà sessuale. La libertà sessuale vuol dire di fare sesso con chi mi pare o chi vi pare, senza che il governo o l'opinione pubblica, peggio del governo, ci mettano il naso. Questo riguarda, per esempio, le attività che chiamiamo omosessuali, cioè gli omosessuali vanno a letto con persone e hanno rapporti con persone dello stesso sesso. Perché? Perché gli piace, perché così vogliono vivere. Nessuno ha il diritto di dirgli che non lo possono fare. In Inghilterra nell'Ottocento c'era una legge che considerava la sodomia e quindi l'omosessualità maschile un reato. Questa legge fu cambiata solamente nel 1957, quando la commissione Wolfenden riconsiderò la questione e raccomandò di togliere questa legge, incominciando il suo rapporto citando John Stuart Mill e il diritto dei propri gusti. Quindi vedete che Mill è sempre presente ai nostri tempi. Hume è un più grande filosofo, ma che ce ne importa di Hume che cosa pensava di queste cose? Hume ci aiuta ad avere una concezione articolata e chiara del metodo scientifico, filosofico specialmente. Ma invece Mill ha quello che noi chiamiamo le virtù intellettuali, che sono basate sostanzialmente sull'onestà intellettuale e un elemento fondamentale, senza il quale, non può esserci una buona società, cioè il senso civico. Noi dobbiamo sempre ricordarci di essere dei cittadini e quindi di sviluppare noi stessi come vogliamo noi, senza danneggiare il prossimo. È evidente che se un uomo o una donna si mette insieme a una persona dello stesso sesso, non fa niente di male né a questa persona né alla società. Un kantiano direbbe: non si deve fare, perché se tutti fossero omosessuali allora non ci sarebbe più la riproduzione. A parte il fatto che ci sono omosessuali che possono benissimo riprodursi, come ha fatto Niki Vendola, che è anche un mio amico fra l'altro, ma specialmente in questi casi che cosa è importante? È importante che chi non è direttamente coinvolto in una certa attività la sostenga, perché questo vuol dire che questa attività ha valore, ha un valore che possiamo chiamare oggettivo e non solamente legato all'attività di quegli individui. Quindi sempre sostenere i diritti anche di chi non si comporta come ci comportiamo noi. E questo è un caso abbastanza evidente, abbastanza chiaro, che ci riporta appunto ancora una volta ai nostri giorni, perché Mill è sempre, cioè ci serve. Noi diciamo ogni volta che io per esempio penso a qualcosa, mi chiedo sempre: ma Mill cosa penserebbe? A volte mi serve, a volte non mi serve. Per esempio, lui era favorevole alla pena di morte. È quasi impossibile non essere favorevole alla pena di morte a metà 800 in Inghilterra, però lui lo era. Io non sono d'accordo con lui e non devo essere per forza d'accordo con lui. Beccaria non era per la pena di morte, Bentham non era per la pena di morte, lui sì. Lasciamo perdere, insomma, affari suoi a un certo punto, anche se parlò in Parlamento al riguardo. Allora, il vero punto è che il nostro comportamento non deve danneggiare gli interessi di qualcun altro. Cioè, io faccio quello che mi pare senza danneggiare. A questo punto lui interviene direttamente in una questione che potrebbe farci pensare ai nostri giorni, ma proprio di questi giorni. Nell'Ottocento, dunque, abbiamo messo anche la data, nel 1000, se non sbaglio, avevo messo la data che non trovo naturalmente, comunque intorno al 1800,
65-70, insomma, quando lui era ancora in azione, fu promulgata una legge del cosiddetto Contagious Diseases Act, una legge contro le malattie contagiose. Nell'Ottocento e poi ancora all'inizio del Novecento era molto diffusa la sifilide. La sifilide era una malattia sociale, se vogliamo, perché cosa succedeva? Succedeva che gli uomini andassero specialmente a fare sesso con le prostitute. Naturalmente qui c'era una circolazione di comportamenti che portava, se uno di questi aveva la sifilide, poi la portava. Magari l'uomo andava dalla prostituta, si prendeva la sifilide, arrivava a casa e poi la passava a sua moglie. La sifilide era quindi una malattia sociale. Allora il governo passò una legge per cui la polizia aveva il permesso di fermare qualsiasi donna trovata per strada e sottoporla a esame medico. Se la donna fosse, che fosse prostituta o no, l'idea era un po' che tanto in giro da sole ci vanno le prostitute, ma se una donna va in giro, non veniva fermata e poi analizzata per vedere se aveva la sifilide. Se aveva la sifilide, veniva messa in un ospedale prigione, sostanzialmente, dove prima o poi sarebbe anche morta. Questa è una cosa che succede. Allora, che cosa succede? Succede che c'è un'opposizione a questa legge, l'opposizione liberale, per così dire, ma governano i conservatori. Allora, Mill è un po' il leader dell'opposizione, ma non tutti i liberali sono d'accordo. Per esempio, Mill si mette in contrasto su questa faccenda con i suoi allievi prediletti, che sono Lord Amberley e Kate Russell, cioè sono il figlio e la moglie di Lord John Russell, nonché i genitori di Bertrand Russell, di cui Mill sarà il padrino, fra l'altro. Loro invece erano a favore di questa legge, Mill invece è contrario. A un certo punto lui viene chiamato da una Royal Commission. Gli inglesi fanno sempre questo metodo. Se c'è una legge controversa, si fa una Royal Commission, una commissione che indaga. La Royal Commission intervista personaggi che possono dire che hanno a che fare con questo. Per esempio, i medici che dicono: guardate, se si fa così, 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 si prende la sifilide e poi la si passa. Ma intervistano lui, lo chiamano e gli dicono: signor Mill, lei che cosa pensa? Lui dice: la società in questo caso non ha il diritto di impedire alle donne di andare in giro e quindi di sottoporle a un esame. Quindi c'è un contrasto fra sanità pubblica e diritto alla libertà. Mill ritiene che il diritto alla libertà debba essere conservato, preservato e difeso, ma nello stesso tempo lui ritiene che non si deve danneggiare il prossimo. Quindi pensate un po' voi come lui prenderebbe la situazione di oggi. Non lo voglio dire io, perché io ho una mia idea, che poi magari, come si dice, ne possiamo parlare se mi fate le domande. Io non so come funziona, se comparite di persona o mi scrivete, insomma, Martina saprà. Scriveranno. Come si fa? Come? Scriveranno. Ah, che peccato. Io però posso rispondere a voce? Sì, certamente. Ah, benissimo, perché mi piace più rispondere a voce che scrivere. A me piace parlare più che scrivere. Se posso parlare sono sempre contento io, come i miei studenti. Non so se c'è qualche mio studente online, loro sanno benissimo che a me piace sempre parlare. Però a volte mi piace anche ascoltare, quindi mi fa piacere sapere le opinioni altrui. Allora, la conclusione che voglio fare, non voglio parlare per delle ore perché mi piace sapere che cosa ne pensate voi di queste cose. Questi concetti portano a sostenere al massimo la possibilità che l'individuo ha di costruire se stesso come vuole lui. Naturalmente ci sono dei contrasti con la società.
La società non ha il diritto di imporre al cittadino come vivere. Questo è il punto. Ma naturalmente il cittadino deve avere un senso civico e un senso di responsabilità che lo porti a non danneggiare il prossimo, secondo questo hard principle. Quindi per fare questo occorre senso di responsabilità, onestà intellettuale, cioè bisogna essere in grado di considerare una situazione con i pro e con i contro, perché noi, nessuno di noi, è il portatore della verità. Ognuno di voi, di noi e di voi naturalmente, noi vogliamo tutti raggiungere la verità. La verità si raggiunge solo con il confronto. E specialmente, qui ci sarà, secondo me, un suggerimento molto utile. Quando noi abbiamo un'opinione, non dobbiamo andare a cercare tanto i fatti che ci sostengono in questa opinione. Dobbiamo cercare il più possibile fatti che sono contrari alla nostra opinione. In questo modo potremo vedere se dobbiamo mantenerla o se dobbiamo buttarla via. Sostanzialmente lui è un sostenitore, in anticipo, è lui che ha inventato il principio di falsificazione, che poi naturalmente Popper non lo dice mai. E c'è un altro elemento che lui, su cui lui insiste moltissimo, non moltissimo, un po', ma anche questo è il primo, la salvaguardia dell'ambiente. Lui fra l'altro abitava a Hampstead Heath, che è la parte più bella di Londra, poi ci abiterà più tardi anche Freud, perché è in collina e dà sulla campagna, quindi si è in città, ma in effetti è come se fosse in campagna. Lui andava in giro a raccogliere pianticelle, lui pubblicò anche articoli di botanica, perché gli piaceva la natura, e lui diceva dobbiamo salvaguardare la natura. Per fare questo noi dobbiamo rinunciare ad una industrializzazione esagerata. Cioè, mentre Marx insiste moltissimo sull'industrializzazione che sarà la liberazione, e sulla tecnologia che sarà la liberazione dell'umanità, per Mill invece l'industrializzazione deve essere bloccata. Lui la chiamerà stagnation, cioè lo stato stazionario dell'economia, ma non mentre deve essere estremamente vivace la società. Quindi stazionario nell'economia, non stazionario nella società. In questo modo la natura verrà salvaguardata ed è quindi praticamente il primo importante sostenitore della salvezza della natura, cioè un ambientalista. Come al solito noi possiamo trovare in quello che lui dice degli aspetti molto interessanti per quello che noi pensiamo. Naturalmente lui non si mette come autoritario e dice io dico così, questa è la verità, zitti. Lui presenta solamente delle opinioni che fra l'altro lui a volte critica, a volte quando lo leggo dice ma John, come on, possibile che tu continui a dire che gli altri hanno ragione e tu hai torto? Se vuoi sostenere una teoria, dillo e poi sappiamo che è quello che tu pensi. Infatti l'interpretazione del tuo pensiero è stata molto discussa e non è facile, tant'è che lui in Italia non è completamente conosciuto. In pratica c'è un bellissimo libro di Maria Teresa Pichetto su di lui e credo che sia tutto quello che c'è, ma invece nel mondo è stato molto preso in considerazione come rappresentante del cosiddetto liberalismo progressista, cioè o liberalismo di sinistra, perché poi liberalismo ha tante anime, ma lui è decisamente rivolto alla ricerca del progresso. Questa è un'idea ottocentesca. Il progresso però non è una legge di natura che ci viene calata addosso come pensava Herbert Spencer, non è nemmeno una legge del movimento eterno della storia come poteva pensare Marx, che è poi raggiungibile attraverso la lotta di classe, eccetera. E invece, nelle nostre mani, noi dobbiamo riuscire a rendere il mondo un posto migliore, non sapendo in partenza
come fare, ma imparando dalla nostra esperienza. E a volte ci può anche andare male, perché l'esperienza ci può negare quello che noi pensavamo come sicuro. Ma se noi pensiamo a questi concetti basilari che lui ha, allora possiamo vivere molto meglio anche al giorno d'oggi. Ripeto, io lo insegno quasi, non voglio dire come una missione, ma per far sapere che c'è un modo di pensare estremamente costruttivo, questo è, che ci deriva dalla filosofia. E quindi la filosofia serve per vivere bene, per arrivare a quella che lui avrebbe chiamato the good life. Bene, penso di fermarmi qui e adesso lascio la parola. Non so chi c'è, se ci sono tante persone, se c'è qualcuno, ci sei solo tu? Al momento ci sono 19 persone a guardarci, ma durante la diretta sono arrivati a 23. Poi se ne sono andati 4 perché dicevano che... Salve prof, posso assistere a una sua lezione. Orietta Pesce che la saluta e scrive buonasera. Fiori Simonetta che la saluta altrettanto, buonasera Mario. Alice Soncini che scrive buonasera prof, che piacere poter riascoltare una sua lezione. Forse una ex studentessa, non lo so. Sì, sì. Maria Vecchioli che scrive grande prof, Pamela Soncini che la saluta, Silvana Esposito che saluta e poi Gabriella Turco scrive una suggestione. Grazie per queste spiegazioni, per il good life, per il bene comune della società, per il diritto di essere libero e non per danneggiare il prossimo. E poi c'è Lara Susi che ha scritto il commento quando lei ha chiamato in causa i suoi studenti, quindi evidentemente una studentessa. Sì, Turco scrive un'altra suggestione, dice prof, sapere che i diritti delle donne sono stati a farli rispettare alcuni uomini che facevano parte dell'epoca vittoriana gli fa sicuramente onore. E dopodiché Silvana Esposito scrive onestà intellettuale e senso di responsabilità sono categorie che non appartengono alla nostra società. Temo che abbia una buona dose di ragione. Cioè, posso dire perché l'Italia ha sempre mancanza di senso civico. Naturalmente c'è gente che ha senso civico, tutti questi che hanno sentito hanno senso civico, i miei studenti hanno sempre senso civico. Ma è una cosa che ci siamo portati fin dall'epoca fascista. Il fascismo ha distrutto il senso civico e ha praticamente regalato qualcosa alla gente per mantenerli a posto, tranquilli. Questo non è cambiato dopo la guerra. Con la resistenza si sperava, in particolare una direzione della resistenza, cioè il Partito d'Azione, che poi è scomparso completamente, da cui veniva la mia famiglia, fra l'altro, vabbè, questo è un... i quali volevano che venissero epurati tutti i fascisti dalle attività pubbliche, quindi tutti gli impiegati pubblici fascisti che fossero mandati via. Chi era il ministro della giustizia che fece invece l'amnistia per tutti gli ex fascisti? Palmiro Togliatti, comunista. E ho detto tutto. Allora, prima di leggere la domanda di Riccardo Barberi, non lo so, volevo io tirare fuori una suggestione che mi veniva sia quando lei ha parlato di responsabilità e quindi rispetto reciproco e sia leggendo il commento di Silvana Esposito che dice che l'onestà intellettuale e il senso di responsabilità sono categorie che non appartengono alla nostra società. Quando lei ha parlato di responsabilità, appunto, mi è venuto in mente il post di Vera Gheno, che è una linguista che si è occupata anche di linguaggio di genere e se ne occupa tuttora, che ha fatto riferimento oggi nel suo post al paternalismo del governo.
ovvero diceva il governo ogni volta che ci dice cosa fare, ce lo dice come se fosse un padre autoritario che ci minaccia di darci le botte sul culetto qualora non rispettassimo alcune cose. Completamente d'accordo, sì. E questo forse potrebbe rientrare in questo discorso, nel senso che c'è una mancanza di responsabilità che deriva anche da questo paternalismo, che forse è un tipo di paternalismo che, come dice lei, ci portiamo anche dall'epoca fascista. Sì, e, sì. Insomma, che sì, poi si... Sono completamente d'accordo con quanto dice questa donna, che non conosco. Ma... E allora, adesso leggo il commento di Riccardo. Sì. Riccardo scrive: professore, che difficoltà trovare chi tratta dei filosofi inglesi, anche nelle università, perché in Italia siamo così romantici? Ad esempio a Padova ho trovato un polo spregiudicatamente kantiano, che romantico profondamente non è. Come uscirne? Bravissimo, cioè è un punto fondamentale. La filosofia britannica è completamente ignorata in Italia, tranne ci sono i seguaci di Hume, c'è un gruppo da cui naturalmente faccio parte anch'io, ma è di minoranza. Il problema viene sempre dal liceo. Al liceo si vuol far credere che Kant sia il massimo e si vuol far credere, per esempio, che Hume sia un anticipatore di Kant, ma per niente. Hume è un anticipatore di Einstein, come Einstein disse apertamente. Quindi il Corriere della Sera sta pubblicando dei libretti sui filosofi. In questi libri non c'è Bentham, non c'è Mill, non c'è Berkeley, che è molto più importante di quello che si crede, e non c'è Bertrand Russell. C'è Hume, perché Hume non possono farne a meno. Ma la filosofia britannica, io ho vissuto 16 anni in Inghilterra. Devo anche confessare, non so se si capisce, che sono anglofilo. Ho incominciato a parlare inglese che avevo 8 anni. Questa è una grande idea dei miei genitori. E poi mi sono buttato sulla cultura britannica. Il principale personaggio colpevole della mia anglofilia è Bertrand Russell. Magari qualche altra volta vi posso parlare anche di Bertrand Russell, se vi interessa. Sarà la prossima diretta allora. Se vuoi, se volete. Io ho trovato sempre, per esempio, all'università io avevo il più grande esperto italiano di Hume, Mario Dalprà. Avevo Ludovico Gemonat, che era marxista, ma che la prima lezione a cui sono andato alle 8:30 di mattina, ahimè, era su On the Noting di Bertrand Russell. Quindi io ho avuto queste, sono stato esposto, poi sono andato a fare il PhD in Inghilterra, ho insegnato a Cambridge per 16 anni, ma a me dà molto fastidio questa idea che la filosofia sia considerata una cosa tedesca. Fra l'altro, Kant era una brava persona, tutto sommato, ma poi vengono Hegel, Fichte, Schelling, che sono una cosa... Hegel lo butterei nel fuoco, come dice Hume, se ci sono libri che non mi buttare, commit them to the flames. Fichte, Russell dice, fa parte della storia della psichiatria, non della filosofia. Schelling fa ridere, è divertente, bisogna dire la verità. Marx è andato in Inghilterra a imparare l'economia da Ricardo e quindi un pochino si è liberato di questo. Ma è vero, proprio la filosofia britannica in Italia. E chiedeva anche, in ultima istanza, chiedeva come uscirne, cioè come si può reintrodurre questa mancanza enorme. Diciamo. Io l'ho fatto tutta la mia vita di professore, cioè non ho fatto altro che insegnare Hume, Mill, Russell, ma io non posso certo cambiare il mondo. Certo. Io do il mio contributo, io spero che i miei studenti che poi vanno a insegnare magari nelle scuole storia e filosofia insegnino anche i britannici. Mill non esiste nei programmi, cioè esiste, nessuno fa Mill a scuola. Tutti i miei studenti che vengono da me non hanno mai sentito parlare di Mill.
che è una cosa, considerato che è veramente il pensatore politico ed economico più importante dell'Ottocento insieme a Marx. Naturalmente di Marx sanno tutto. No, non sanno tutto, sanno che esiste. Poi, Certo. almeno quello, insomma. Riccardo scrive, queste parole mi confortano, pensavo di essere io. Io ho sempre contrasto con un mio carissimo amico che è il professor Di Tommaso, che insegna queste cose. Che ci possiamo fare? Tutto sommato siamo rimasti amici lo stesso, nonostante questa diversità. Ma io la filosofia tedesca proprio non la digerisco. Neanche nel XX secolo, per esempio, io Heidegger non lo sopporto. Come si chiama? Wittgenstein non è proprio tedesco perché è andato in Inghilterra e quindi poi Wittgenstein è troppo difficile da capire, non un filosofo difficile. Ecco, spero di Riccardo, avere. Come si fa a uscire? Non resta che nelle scuole si insegni, perché poi arrivati all'università c'è sempre qualcuno, ma nelle scuole no, non si fa. E da lì. cercando di buttare qualche seme, insomma, prima o poi si raccoglieranno Esempio. sicuramente. Il mio ex studente che adesso insegna al liceo, che lui su Facebook racconta sempre che insegna questo, insegna quell'altro, e gli ho detto: ma Mill non l'ha insegnato naturalmente. E lui fa: prometto, ti giuro, anzi, che l'anno prossimo lo metto in programma. Perché questa. Poi lui dice che odia l'Inghilterra. Perché gli inglesi sono imperialisti, eccetera, già perché i sovietici no. Vabbè. Allora, Riccardo risponde: queste parole mi confortano. Pensavo di essere io sbagliato a leggere Mill, Russell e Hume. E poi c'è un altro Riccardo Cicchetti. Un mio carissimo amico, sì. Innanzitutto, prima le dico che tutti quanti sono molto felici della diretta su Russell, quindi credo proprio che la faremo. Sì, E Riccardo bene. Cicchetti scrive: professore, buonasera, è sempre un onore seguirla. Secondo la sua spiegazione, applicare l'utilitarismo a livello sociale, politico ed economico, Mill volle anche annullare le disuguaglianze sociali, ad esempio anche tra uomini e donne. C'entrano anche le lotte sociali e gli scioperi suffragisti che verranno dopo? Forse le teorie utilitaristiche e libertarie di Mill non sono state pienamente comprese dappertutto? Sì. Sì. Cioè, lui è decisamente legato al movimento operaio, anche se lui in un caso, lui è un politico tremendo, è proprio politico, perché vennero gli operai, i capi degli operai, lui era un grande sostenitore dei sindacati, sostanzialmente il suo socialismo, ah, ciao Riccardo, il suo socialismo è un socialismo di tipo proprio legato al sindacato, è il laburismo, è il socialismo inglese, che non è il socialismo. Adesso però si potrebbe togliere. Sì, certo, levo subito. No, ciao Riccardo, grazie di averti qua. Andarono da lui i capi dei sindacati e gli dissero che avrebbero fatto una manifestazione a Hyde Park, subito, poco dopo. Lui disse: non andate, non fatela, perché la polizia arriverà, vi darà un fracco di botte, dopodiché diranno che voi volete fare la rivoluzione e che quindi è un bene sopprimere i sindacati. Loro andarono lo stesso e successe esattamente quello che aveva detto lui. Cioè arrivò la polizia che gli diede un fracco di botte a questi, poi la stampa naturalmente accusò gli operai, non la polizia, perché è sempre così. Il potere è sempre presente per infilarsi. Russell scriverà un bellissimo libro sul potere. Se noi vogliamo vivere una good life, dobbiamo opporci al potere. Questo è fondamentale. Ok? Sì, e Gabriella scrive riguardo al fare la differenza sulla reintroduzione dei filosofi inglesi negli studi, insomma, anche in Italia. Spero e credo che lei possa fare da effetto farfalla, quindi. Sì, la famosa farfalla che
Non lo so, io ripeto, spero nei miei studenti. Io insegno dal 1979, insomma, quindi una certa esperienza ce l'ho, c'ho anche l'età, però adesso vado in pensione. Io ho fatto lo stesso questo corso, io facevo anche un corso su Darwin, ma Darwin si può imparare in qualche modo, non è così escluso. Ma questi filosofi devono essere insegnati perché fra Mill e un filosofo e Schelling, Mill aiuta a vivere bene, Schelling no. Questo è. Nella filosofia tedesca c'è una malattia che io non ho ancora capito. Ne parlavo con Di Tommaso, che è uno studioso di filosofia tedesca, e lui diceva è l'elemento ancora primitivo dei germani che è rimasto, perché i tedeschi hanno tirato fuori cose terribili poi. E perché i tedeschi l'hanno tirato fuori e non gli inglesi? Vabbè, anche gli inglesi in Sudafrica hanno inventato i campi di concentramento, eccetera. Però uno come Hitler viene fuori dalla Germania. Uno come Mussolini viene fuori dall'Italia. Vengono fuori da una filosofia, da una mentalità. Mussolini era un orecchiante, però non era uno stupido. Da un modo di pensare idealista. Cioè che separa l'attività dal pensiero, dalla filosofia. Come diceva il buon Marx, e qui sono d'accordo con lui, i filosofi hanno passato troppo tempo a pensare alla filosofia, è il momento di metterla in pratica. E qui siamo proprio d'accordo su questo. E la filosofia che serve a migliorare la vita, Sì, giustamente, come dicevo all'inizio e come ha ripetuto. the good life, questo. Riccardo Cicchetti la ringrazia molto e pare che i commenti siano finiti e gli interventi anche. Va bene. Però credo proprio che faremo questa diretta su Russell perché hanno manifestato molto entusiasmo tutti e quando lei l'ha nominato, quindi ah, Ferrante, arriva una domanda da Silvana Esposito. i gatti non sono venuti a disturbare, sono andati a dormire. No, perché quando vedono il computer, curiosamente, hanno un po' paura e vanno a dormire. E quindi prossima volta. uno era in braccio 10 minuti prima che ci mettessimo in contatto. Ma poi. Ultima domanda da Silvana Esposito. Come superare le attuali difficoltà culturali? Mill direbbe con l'educazione, con l'istruzione, non c'è altro da fare. Cioè tutti devono avere un livello di istruzione elevata, ma per averlo non possono essere ridotti in povertà. Cioè la povertà è un gravissimo ostacolo ad acculturarsi, perché uno deve preoccuparsi di mangiare sostanzialmente. Quindi se non si cambia la società cercando di eliminare il più possibile la povertà, non si potrà avere l'educazione. In questo lui non sa bene che cosa dire. È ottocentesco. Per lui basta votare ed è tutto fatto. Appena nominati i gatti, ci sono i gatti fuori che chiamano per mangiare. Quindi le due cose sono collegate fra di loro. Combattere la povertà e aumentare il livello di istruzione e quindi, diciamo, educazione, però l'educazione non se la fa da solo. L'istruzione si può fornire dicendo di questo e quest'altro. E Questo. Silvana sempre chiede, e secondo lei invece, perché ha detto Mill direbbe, invece Silvana vuole anche il suo parere. Sì, il mio parere è che bisogna combattere povertà e ignoranza e quindi aumentare il livello di istruzione, ma per fare questo bisogna diminuire il livello di povertà, che invece che noi parliamo così, ma nel mondo la povertà è molto più estesa. Io vado in Africa regolarmente, sappiamo cosa succede in Africa, ma anche in America. Io ho vissuto anche negli Stati Uniti, io ho vissuto, chiedo scusa che parlo sempre di me stesso, ma sono vanitoso, e quindi ho vissuto in 6 paesi diversi. In Italia, naturalmente, ho vissuto in Inghilterra, negli Stati Uniti, nella Germania Ovest,
nella Germania Est, ero lì quando cadde il muro, perché ero andato a fare ricerca, e in Sudafrica. E io vedo ovunque povertà e ignoranza. Negli Stati Uniti la povertà è tremenda, proprio una cosa. Poi c'è una violenza, insomma, io non mi sono fermato nonostante fossi, fossi in California, con un clima bellissimo, non c'è l'inverno, e poi insegnavo a UCLA, dove aveva insegnato Bertrand Russell, quindi mi sono sentito. Lui l'hanno buttato fuori, me invece non mi hanno buttato fuori, mi volevano tenere, ma io in America non volevo vivere, niente da fare. In Sudafrica sì, sarei rimasto, ma non c'era il lavoro, quindi bisogna anche andare dove c'è il lavoro. Questo è istruzione, lotta all'ignoranza, lotta alla povertà. Questo è quello che io penso. E quindi in sintesi anche lotta alla disuguaglianza. Sì, esatto, esatto. Silvana scrive, bella lotta, libertà e uguaglianza. Pura lotta. Libertà e uguaglianza insieme. Non... Sì. Sta arrivando un gatto dietro, vero? Sì, finalmente. Grazie Consulta Giovanile Torno in Parte per aver ospitato questo momento di grande cultura e grazie Prof. Mario Di Gregorio perché ci regala sempre conoscenza e stimoli per ulteriori riflessioni. Dice questo. Emil Anselm scrive, domanda, no. Ma l'educazione serve anche ad abbassare il livello di povertà? Non ha la precedenza? Non ci deve essere, ecco, la faccenda della precedenza è un modo per non risolvere mai niente. Le due cose devono andare insieme. Questo, come per esempio la questione delle donne, l'uguaglianza fra uomini e donne, per i liberali del seguaci di Mill, come Anna Maria Mazzoni, per esempio, che raccomando di leggere, che è una fra fine 800 e inizio 900, e tradusse il libro sul Subjection of Women di Mill in italiano, per lei la libertà delle donne era un punto di partenza fondamentale. I socialisti consideravano invece secondaria, cioè prima dobbiamo risolvere i problemi sociali, dopo ci occuperemo della questione delle donne. Anche Mazzini la pensava così. Mi dimenticavo di dire, Mazzini era un amico dei Mill e fu invitato al matrimonio di Mill. Cioè, questo discorso è un po' quello che si dice quando si parla di linguaggio, no? Di linguaggio che discrimina le donne. Molto spesso alcuni usano come, come diciamo, non lo so, per tirare acqua al proprio mulino, ovvero per lasciare la lingua così com'è e quindi senza fare modifiche che includano anche il femminile nel linguaggio. Affermano che non ce n'è bisogno perché c'è bisogno più di lotte pratiche, però in realtà non capiscono che effettivamente il linguaggio crea le idee e quindi certo. È fondamentale che le due lotte vadano di pari passo e è certo. Un po' il discorso che fa lei, quindi stessa cosa, sì. Cultura e abbassamento del livello di povertà dovrebbero andare di pari passo, anche perché sì. Il discorso è che a mio parere, ovviamente, questo è difficile concepire la cultura come una necessità perché non è incombente, cioè la cultura ha bisogno di tempo per sedimentare, quindi educare è un processo che richiede molto tempo e di cui si vedono i frutti soltanto dopo molti anni e quindi non se ne vede il riscontro immediato ed è per questo forse che non gli si dà il peso che si dovrebbe. Sì, il fatto è poi che la vita umana è breve e quindi come si fa a pensare per il futuro? Ognuno pensa anche a se stesso e vorrebbe ottenere dei risultati finché è in vita. Sai, in prospettiva, già i nipoti, ma intanto noi. E quindi se si sapesse come risolvere, però è assolutamente fondamentale. C'è il professor Barone, che insegna anche da noi, che va in Africa e si occupa dei bambini congolesi. Questa è una cosa fenomenale, che apprezzo enormemente. Io non ho avuto il coraggio di andare nel Congo perché sono troppo vecchio. E quindi no, sì, non, la mia salute non so come poi regge nel Congo, magari prendo la malaria, tutte queste cose. Certo, certo. Vado in Sudafrica, che è sempre Africa,
ma è un'Africa strutturata, per così dire, con gli ospedali e tutte le cose del genere. E Milan Selma scrive, grazie, penso anch'io vadano di pari passo, e Pamela Soncini dice, è d'accordo col fatto che il linguaggio crei il pensiero. E, bene, mi sembra che effettivamente le domande siano terminate, anche le suggestioni, quindi io direi che restiamo, cioè lasciamoci con l'idea di fare un'altra diretta su Russell e poi stabiliremo la data, insomma, e la comunicheremo anche a chi sta guardando adesso. Solo. E poi la ringrazio moltissimo perché è stato davvero un incontro molto interessante e carico di suggestioni. Sicuramente ci penseremo tutti stasera e avrà modo di pensarci anche chi guarderà la diretta in differita. Mi raccomando di non andare a fare assembramenti, come ci direbbe Mill, sì, uscire quando si vuole uscire e comportarsi in maniera civile. Responsabile. Però certo. Uscire quando vogliamo noi, non quando vuole il governo. Questo è fondamentale. Usciamo noi, ma ci comportiamo come si deve per non danneggiare gli altri. Benissimo. Ringrazio tutti e tutte coloro che hanno partecipato e vi saluto e ci vediamo alla prossima diretta. Benissimo. Arrivederci e risentirci tutti quanti. Ciao, cara.